Ok, allora, tutto quello che avete visto prima chiaramente è un'esagerazione, però mi è venuto in mente di fare questo video perché a breve dovrò partire per qualche giorno. Ovviamente sono un tirchione e non ho assolutamente intenzione di pagare un bagaglio estiva o un bagaglio a mano in più. E quindi voglio mostrarvi come ho conservato, compresso tutte le cose più importanti per il viaggio dentro al mio zaino. Ma detto questo, cominciamo il video. Questo è il mio zaino, è un Jester della The North Face. Vi lascio poi nelle schede o in descrizione il link che vi porta direttamente al video della mia recensione di questo zaino. Detto questo, cominciamo parlando di come io ho organizzato questo zaino per i miei viaggi. Parlando della parte esterna, diciamo che questa parte di qua, dove c'è l'elastico, la utilizzo per metterci magari un keyway o una giacca in generale da portare, in modo tale da averla a portata di mano e sta nella parte esterna con questo elastico. Poi nei lati abbiamo questi due tasconi, dove io in una di queste ci tengo la mia borraccia. Portandomi la borraccia, intanto risparmio dei soldi e in più non inquino perché non consumo plastica, cosa veramente importante. Questo zaino comprende due scompartimenti. Parlando del primo, io ci ho sistemato varie cose, vari oggetti, e li ho impilati uno sopra l'altro in modo tale da risparmiare parecchio spazio e so perfettamente dove ho messo i miei oggetti. Qui abbiamo anche una tasca dove ci tengo il mio computer che in questo momento è sulla scrivania, quindi non posso mostrarvelo. In ogni caso questa tasca la utilizzo per tenere il mio computer. I primi oggetti sono un'agenda e un libro. Di solito mi porto sempre un libro perché nei tempi morti mi piace un attimo leggere, quindi evitare di perdere tempo e di annoiarmi soprattutto, e poi ho la mia agenda dove mi segno praticamente qualsiasi cosa faccio. Il prossimo oggetto è una sorta di bustina, non so come definirla, comunque è un porta caricatori. Infatti qua ci tengo il caricatore del Mac e in più caricatore del telefono, prese USB, eccetera. Questa borsetta, dai, chiamiamola borsetta, la trovo molto utile perché mi permette di tenere ordinati tutti i miei caricatori e questo è fondamentale perché avere tutti i fili sparsi nello zaino intanto si rovinano e poi mettono tutto in disordine. E per trovare una singola cosa perderei tantissimo tempo in più. Subito dopo vi faccio vedere il mio treppiedi della Manfrotto. Ve lo faccio vedere un attimo da vicino. In ogni caso è molto resistente e in più lo trovo utilissimo perché è piccolino, portatile, lo posso utilizzare anche come monopiede per fare vlog. Se devo fare un timelapse o una ripresa statica, mi supporta benissimo una camera anche che pesa 3-4 kg. Prodotto veramente ottimo. Adesso c'è la borsetta dove è contenuta la mia macchina fotografica, che chiaramente qua dentro non c'è perché sta registrando, e in più ho anche una bustina all'interno dove tengo batterie della camera, caricabatterie e poi una SD di scorta, non si sa mai. Non mi riesco tutte cose perché sennò poi le devo rimettere ed è un casino. In questa borsetta sono contenuti gli accessori indispensabili per la mia fotocamera. Chiaramente ho altri accessori che, dipende dalle occasioni, mi posso portare dietro o come no. Però penso che tenere tutte le cose indispensabili in questa borsetta sia molto utile. Non mi porto altre cose perché di solito sono superflue, magari finisco a non utilizzarle mai. E in più voglio risparmiare sia spazio che peso. Tenere tutto in uno zaino minimal è sempre un'impresa difficile perché bisogna saper scegliere e scartare le cose superflue. Perché a volte io pure mi vorrei portare tutto, però chiaramente non posso. Adesso vi faccio vedere il salsicciotto dei vestiti. Infatti qui ho arrotolato magliette, mutande, calzini, in modo tale da tenere tutto in maniera compatta. Ok, i vestiti magari non si tengono piegati perfettamente, però sono compatti e quindi riesco a risparmiare parecchio spazio. Chiaramente poi la parte vestiti dipende sempre dal periodo dell'anno. Adesso, per esempio, non ho bisogno di portarmi vestiti pesanti perché fa caldo. Però chiaramente d'inverno dovrò rimodulare il mio zaino in modo tale da farci entrare le cose pesanti, che comunque sono più spesse e sono più ingombranti. Finito il primo scompartimento. Prima di passare al secondo scompartimento, voglio ricordarvi due cose. Se siete interessati a qualche prodotto che vi sto mostrando, ve li lascio tutti linkati nel primo commento. Quindi andate a controllare nel primo commento di questo video perché saranno linkati tutti i prodotti. E inoltre, se il contenuto che vedete vi sta piacendo, vi invito a considerare l'iscrizione e attivare la campanella in modo tale da rimanere sempre aggiornati con le prossime pubblicazioni. Ma detto questo, passiamo al secondo scompartimento. Ok, la seconda tasca, diciamo, si presenta così. Nel primo taschino qui ci tengo gli occhiali da sole, che quando appunto c'è sole utilizzo. Poi
Ho un hard disk che mi è fondamentale per salvare tutti i miei backup di una giornata di registrazione. Poi ho una tasca con la zip dove ci tengo innanzitutto un lucchetto che mi è utile specialmente se devo andare in un ostello, utilizzarla appunto per tenere al sicuro le mie cose. Poi ho le cuffiette classiche dell'iPhone che sono utili perché posso utilizzarle sia come microfono oppure semplicemente per ascoltare musica, podcast quando sono in viaggio. Inoltre ho anche delle cuffie giganti che molto spesso non porto perché sono ingombranti. Invece queste sono piccoline, compatte e sono molto utili. In questo taschino qui ci tengo il passaporto. Il passaporto chiaramente mi serve per poter viaggiare, è un documento. Tra l'altro io lo utilizzo come backup della carta d'identità perché in caso dovessi perdere in giro il portafoglio, in ogni caso tengo sempre il passaporto in modo tale da poter ritornare a casa. Nell'altra taschina tengo un power bank. Essendo in giro a volte non ho la possibilità di ricaricare di nuovo il telefono una seconda volta durante la giornata e questo mi è fondamentale per non avere il telefono scarico. Questo powerbank di 3000 mAh, che non sono tantissimi, questo mi basta per far durare il telefono tutta la giornata. Ho una borsetta, mi è utilissima perché ci tengo tutte le cose indispensabili per il bagno, tengo tutte creme, deodorante minuscolo, spazzolino, dentifricio, creme, liquidi che se devo viaggiare devono essere inferiori ai 100 ml, li tengo dentro una busta in modo tale che poi non mi aprano tutto lo zaino all'aeroporto, quindi li tengo qui direttamente e non mi dovrebbero fare mai problemi. Poi lo spazzolino da viaggio, che è comodo perché appunto sono quelli da viaggio, sono minuscoli e portatili. Quando devo partire prendo questa dal cassetto del mio bagno e sono già pronto per partire senza perdere altro tempo. L'ultimo prodotto che è proprio in fondo al mio zaino è questo cubetto. Lo porto sempre con me in viaggio perché intanto ha due prese USB che posso utilizzare normalmente per caricare i miei telefoni, i power bank e tutti i dispositivi vari. E in più in molti paesi ci sono spine differenti e quindi ogni volta acquistare un adattatore per ogni paese oppure addirittura acquistare una cosa del genere direttamente all'aeroporto e pagarla il triplo di quanto costa su Amazon, diciamo che non mi va tanto bene. E quindi questo cubetto mi è veramente utile. Direi che abbiamo finito. Fatemi sapere poi nei commenti se siete più persone che amano compattare tutte le proprie cose in uno zaino e quindi portarsi soltanto uno zaino minimal, o magari se siete persone che vogliono stare un po' più comode e portarsi più cose in viaggio. E poi se il video vi è piaciuto vi invito anche a lasciare un like, che fa sempre piacere. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima.